Se volete inviarci osservazioni, suggerimenti o quesiti, scriveteci, il nostro sito internet è www.economialavoro.rai.it. Troverete utili informazioni e potrete anche consultare online le puntate precedenti. E ora occupiamoci di scartoffie, o per dirla in modo più tecnico, di quei sistemi di digitalizzazione che consentono di liberare gli uffici da molta carta trasferendo i dati su computer. Questo è un disco ottico UDO che offre una capacità di 30 GB, l'equivalente circa di 1 milione di pagine A4 scannerizzate. Dischi come questo, al costo di 45 euro l'uno, hanno salvato le pensioni di migliaia di cittadini, mentre le pratiche su carta finivano in cenere nell'incendio dell'archivio dell'INPS a Pieve Emanuele nel Milanese pochi giorni fa. Computer e strumenti informatici stanno diventando la versione moderna dei vecchi scaffali, dentro informazioni digitali al posto dei documenti di carta. Non è solo una questione di sicurezza, ma anche di convenienza economica. Sostituire il 10% dei documenti degli uffici pubblici con file di computer farebbe risparmiare allo Stato 3 miliardi l'anno. Lo rivela il libro bianco promosso dal Ministro per l'Innovazione Lucio Stanca e dal Centro per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Le tecnologie lo consentono già, le norme ci sono, il vero problema è la cultura delle persone. In prospettiva dobbiamo fare in modo che le persone si alzino di livello, abbiano il coraggio di essere innovativi, abbiano il coraggio di fare una cosa che non si era fatta nel passato, in modo tale che usino veramente l'informatica. Anche le aziende corrono a sbarazzarsi della carta. Il primo obiettivo è comprimere i costi, 10 miliardi l'anno solo per gestire le fatture. Alla mostra OMAT di Milano, appuntamento annuale per i tecnici del settore, si guarda all'ufficio che verrà, dove le fatture diventano elettroniche. La fattura viene messa in una banca dati e poi viene vista in momenti diversi, con delle autorizzazioni diverse, con delle informazioni diverse dai vari utenti. Se una fattura si ferma in uno stadio o in un ufficio, chiamiamolo, in ufficio più di tot giorni, in automatico viene mandata una mail al responsabile del caso che va a vedere come mai una fattura si è bloccata. I documenti ancora su carta in pochi secondi finiscono nell'archivio del computer. I documenti vengono passati, vengono diciamo filmati dall'apparecchiatura e trasferiti nella memoria del computer. Come abbiamo visto, i documenti li abbiamo già nella memoria del computer, quindi il documento cartaceo non serve più. Possiamo prendere il documento cartaceo e metterlo via. Lavoriamo a questo punto con l'immagine che è già nella memoria del computer. La prossima settimana, alla vigilia